Siamo praticamente arrivati alla zona dove dobbiamo indagare e trovare il Rosebud. Non so quanto ci conviene andare avanti con l'elicottero, ma mi sa che lo parcheggiamo qua. E poi è pure cazzuto questo elicottero, mi sa che... Oddio. Ah sì, solo missile. Ok, siamo nella zona di missione, vediamo un attimino. Chi c'è qua? Signori miei. Abbiamo una bella guardia lì, un'altra qui. Niente truppe pesanti per ora. Niente wolf. Proviamo di alcune zone che tipo tu magari vuoi andare a fare casino. Tipo, credi sia la zona giusta dove devi trovare il tizio, no? Quindi fai casino, uccidi tutti, quando poi scopri che alla fine in realtà non è qui, ma è da tutt'altra parte, top. Probabile che non riesco a fare nulla di stealth, diciamo. Guarda, mi sgamma il cadavere il drone. Vabbè, fanculo, sono beccato. Non che mi importi dirla tutta. Sto cercando una donna, è molto pericolosa. Un cecchino dei lupi. Si chiama Rosebud. Sta dando la caccia ai sopravvissuti. Muoviti! Sai qualcosa su di lei? È tutto quello che ricordo. È il bivacco? Sai come raggiungere questo luogo? Ehi, non si fa! No, non si fa. Aspetta, che mi faccio sparare di recente. Hai idea di dove si trovi questo luogo? Credo di sapere dove devi andare. Grazie del supporto. Non si fa, io non ho mai sentito una cosa del genere. No, non si fa. Cattivo. Perché hai fatto? Cattivo. Cosa? Vedo i... Oh, zio, vedi. Oh, versione migliorata. Ci servono No, non rinforzi, chiamare. padre. Vabbè, rinforzi. Ripetere di nuovo la richiesta. Ripeti. Ah, già, non puoi ripetere, sei morto. Zuzzurellone. Oh, zuzzurellone. Fuck! Ai maroni e poi zacchete. Come un maialino. Ecco, questo è un tipo di kill veloce. Che devo salire più su per trovare info. Vediamo che mi dice qua. Levatevi dei marori. Nuovo indizio. Potrei interrogare loro, ma non è possibile. Vediamo. Mio! Comunque le armi credo che salgano man mano che sali tu di livello. Ok, vediamo dove si trova sto stronzo, il milfrettoloso. Ok, quindi dov'è? Da qualche parte. Ecco qua, abbiamo una nuova destinazione. Creepy, un chilometro non è neanche lontano però. Nuova destinazione, dobbiamo anche interrogare qualcuno. Praticamente stiamo distruggendo il team Wolf pezzo per pezzo. Vedo la destinazione, ma lontana. C'è una. Ah! Ok, siamo nella zona del bersaglio. Vediamo qui che succederà di bello.
Bella zona, mi piace. Qua possiamo fare i danni. Com'è quella merda è lì o qui? Entriamo in gioco. Io direi di prima di andare qui, perché c'è una bassa concentrazione di cretini. Ciccio, parla tu con me. Ehi, ma ciao. Perché non mi lasci in pace? Sto cercando alcuni civili in fuga. Avrebbero dovuto incontrarsi qui. Hai visto qualcosa? Questo è quello che so. Sai dove posso trovare questo accessorio per l'arma? C'è un posto in cui potresti guardare. Grazie, molto gentile. Ok. E gli altri che informazioni danno? Ok, mi sono fatto il giro praticamente. Dobbiamo controllare qui. Oh cazzo. Non l'ho visto. Non so se... Partito un colpo in più. Porca il cane. Ok, due in meno, sti cazzi. Oh no. Cazzo, vabbè. Fa niente. Fa niente. Fa niente, stiamo andando bene. Non si morti praticamente. State in guardia. Ok. Chi altro è rimasto? Nessuno? Ok, vediamo qua. Oh Gesù Maria. Oh, hanno ucciso i cloni di tutti qui. Cioè, hanno ucciso quattro cloni. Oh mio Dio, ma siete pazzi? Vi siete tutti uguali, bro. Ok, vediamo. Aha. Avamposto Wolf. Non ce la farò mai a farlo quello lì in tempi celeri. Ah, vedo il nemico! Pezzo di merda, vieni qua. Yeah. Prima trauma cranico. Oggi è il giorno in cui puoi salvarti la vita. Sempre che mi piacciono le risposte che mi darai. Ti prego, ti dirò qualunque cosa. Sto cercando Rosebud. Dimmi dov'è. No, non lo so. Risposta sbagliata. No. Oh, aspetta, senti. Alcuni civili sono riusciti a scappare, ok? E che diavolo c'entra questo con Rosebud? Ha preso un altro sopravvissuto e l'ha torturato fino a farsi dire la posizione degli altri due. Sono scappati verso la foresta a nord-est della stazione di Anchor Point. E Rosebud li ha inseguiti? Sì, dopo aver ucciso il sopravvissuto. Shit. Oh no. Ok. E dov'è? 420 metri, Ce la facciamo a piedi. Ciao belli. Lasciami. Saluti. Ehi, vieni qui. Non sparare, mi arrendo. Ti prego, non sparare. Tranquilla, voglio solo aiutarti. Grazie a Dio, pensavo stessi con gli altri. Pensavo foste in due qui fuori. Eravamo in due, cioè siamo riusciti a scappare, ma la situazione era difficile. Io mi sono nascosta, ma la mia amica non ce la faceva più. È andata direttamente a cercare i lupi. Bel modo per farsi ammazzare. Non le importava niente. Ha detto che tanto è una causa persa. L'aiuterai? Per favore, era diretta a Lake Balkington. Ti prego, trovala e salvala. Ci fa come io. Se fosse morta. Grazie infinite. Porca loca. Vabbè. C'ho difficoltà io a uccidere i lupi. Cioè, non immagino lì.
Oh, ma guarda che deficiente. Posso guardarci attraverso il drone così evito. Guardalo. Che cretina. Oddio, lo sto più vestito. Ma non male che questa doveva attaccare i wolf, eccetera, eccetera. Ehi, non devi avere paura. Vai. Stai indietro, non ho paura di ucciderti. Ehi, ma vai a cagare. Calmati. Non ho intenzione di farti del male, sono qui per salvarti. Non posso più scappare da questi pazzi, qualcuno deve fermarli. Sì, e quel qualcuno sono io. È gente molto pericolosa, lascia fare un professionista. Va bene, tanto non saprei nemmeno come fare. Ma devi fermare Rosebud, devi ucciderla. Sai come posso trovarla? Sapeva bene di averci messo alle strette. Quindi se l'è presa comoda, quella troia. È tornata al suo campo, a nord-ovest del lago, forse per rifornirsi. Ma presto sarà di nuovo qui, puoi scommetterci. Bene, troverà me ad aspettarla. Ora torna indietro e trova la tua amica. Andate tutte e due a Erwon, lì sarete al sicuro. E tu cosa farai? Troverò Rosebud. Fantastico, grazie. 339 metri, è vicino. Ok, vediamo come se la cava questo poco scafo su terra. Ma non molto bene. Che merda, esci che sono scoppi. Ah, merda. Non l'avevo calcolato sto piccolo fattore. Oh no, sono wolf. Shit. Sono lupi, lupi, lupi. Hanno tutto. Buono, uno andato. Uno andato. Devo eliminare i cecchini con molta calma. Ok. Non me l'ho sgamato. Quello è fattibile. Ho ucciso il mio bersaglio. Cecchino. The Wolf ho ucciso. Lo stronzo è troppo lontano, cacchio. Lo manco. La sensazione è che lo manco. Oh cazzo, c'è un altro lì. Cazzo, me l'ho beccato. Spostato così. Soprattutto perché non ho ancora suonato l'allarme. Forse chi doveva suonare l'allarme ucciso io. Ecco, ecco lì sto. Oh cazzo, stavo scalando. Tutti? Anche io? Beh, fermo. Oh merda. Guarda, la maggior parte se n'è andata, ormai rimangono pochi stronzetti. Qui andrà tutto bene, datemi il vostro capo. Poi andatevene a cagare. Voglio i dati del vostro capo. Ovviamente da Rosebud dobbiamo prendere la prova che è morto. Ah.
Allora. C'avevo anche un mitra come il mio. Yes. Al lupo. Metto la sua versione. Signore. Guardate un po', chi manca l'appello. Oh signore, che però non è neanche roba di connessione, perché io ho la fibra attaccata col cavo Ethernet alla PlayStation, cioè ho una 100 mega. Dio santo. Pronti a salvare ora. Fox ha ricevuto una registrazione dalla sua fonte. Non ne sono certo, ma forse può aiutarci. Cos'è? Falla partire. Ah, ecco perché. Ok, devo ascoltare la registrazione audio. Vediamo che dice. Uno dell'HD Worker, uno dei lupi. Worker lo ha picchiato brutalmente. Altri sono stati uccisi e io non so se avessero disertato, se fossero traditori. Non ho idea del perché Worker l'abbia fatto. Quel lupo sa di sicuro qualcosa, non c'è dubbio. È stato visto vicino al porto antico. Devi fare in fretta. Livello consigliato 50 più. Ma noi ce ne sbatteremo le palle. Vediamo il lupo. Tanto dobbiamo solo parlarci, ecco. Dobbiamo parlarci e non ucciderlo, quindi. Non dovrebbe essere complicato. Ma credo lo sia perché ci sono troppe nemiche, mi sa. Cazzo, sono tutti quanti di pattuglia. Questo fiordo è davvero pieno. Meglio, più cazzo. straordinari. No, qualcosa non va. Qualcosa di Seriamente. grosso. Ho già visto tutto questo. L'hanno chiuso in un a triangolo, che dove è tac tac. Addio, tac tac devo fare. Cazzo, sono tutti quanti di pattuglia. Questo fiordo è davvero E pieno. Merda. Colpo a segno. bene. Manca l'ultimo. Andato. Ah, te la sei rischiata male. Dici. Cos'è tutto questo nervosismo? Stai scappando o vai incontro a qualcuno? Vedi pure finché vuoi. Hai già affrontato quel figlio di puttana di Walker. Qualche settimana fa ha scoperto alcuni di noi a infrangere le regole. Ragazzi, la sapete quella di cappuccetto rosso che va nella foresta? Solo che stavolta ha letto la favola, sì, e si porta dietro una gran bella pistolina. Oh, Madonna, che tristezza! Quindi va dalla nonna, ma a un certo punto il lupo cattivo l'afferra Guarda lui. e le fa: "Ora ti ho presa e ti scoperò tutta la notte!" Sì, che la farà. Oh. Ma Cappuccetto Moriranno tutti. tira fuori l'arma, si solleva la gonna e gli fa: "Non credo. Usa quella bocca grande come nella favola." Caproia. Sull'attenti! Qual è la regola? Non fare party? Con le sgallettate? Vi divertite? Lupi. L'elite. Il meglio del meglio. Ma eccovi qui. Ubriachi. A fraternizzare coi civili. Tu che mi dici, pezzo di merda? Hai lasciato la tua arma a quella donna? Stavamo. Volevamo rilassarci, signore. Oh, cazzo. Mi dispiace. Non volevo certo disturbare il vostro momento di relax. E la pistola non è carica, signore. Ah!
Porca troia! Guarda, guarda. A me sembra proprio carica, invece. Che ne dite? Meritate un posto nei miei lupi? Meritate un posto nel mio campo di battaglia? Bene, vediamo. Vediamo. Forza. Forza. Ci su. La regola è non fare stare veloce. Ma non avevo mai visto un uomo così rapido. Se non fossi scappato sarei morto. Ha ucciso tutti gli altri. Ha l'abitudine di uccidere i propri uomini. Ci mantiene su standard molto alti. Ha cambiato casa dopo quell'incidente. Walker ha un'idea molto precisa di come dovrebbe essere un soldato americano. Non è l'unico limite che hai oltrepassato. Qual è il piano di Walker? Troverai le risposte alla base operativa dei lupi. È a sud. Si chiama base Shark. Te lo dico solo perché almeno i miei amici non dovranno darti la caccia. Divertiti a morire. Ottimo. Quindi praticamente stiamo per affrontare l'ultima missione. Cristo, oddio. Livello, cioè, livello più di 50. Cioè, guarda, 50 più. Vendica i tuoi compagni d'armi, 150 più. Ma è impossibile. Ok, siamo arrivati praticamente alla base Shark. Non ho ancora detto, facciamo la cosa più furba. Cacchio, devo... lo posiziono qui, mi sa. Ok. Allora, facciamo volare un piccolo drone. Bene. Tutto di alto livello. Ok, sistemiamo prima lui. Poi lui che tanto è qua sicuramente. Non so se faccio tempo a portare il corpo qua. Dobbiamo fare un lavoro pulito da qui fuori. Pulito un cazzo. Caproia. C'è quell'erba di merda, l'ho mancato per quello. Vabbè, facciamo un po' di casino che se ne fotte. Divertiamo di più. Fuck! Non posso più mirare bene. Anzi. La situazione è questa, è un po' tragica, ma... ce la caveremo. Bersaglio perso! Fate una ricerca in zona! Che è andato una... cazzo! Elicottero del manga. Appunto, ma l'elicottero rompe il cazzo. Ah!
zoom, non vedo niente qui dentro. Anche col visore notturno non vedo niente. Guarda questo qua. Dirlo. Non si sono accorti. Dove sta minchia? Laggiù! Fuck! Andiamo qua dentro che c'è. A colpirla! Esattamente lì dietro. Quello che sto ancora cercando documenti. Bersaglio colpito. Adesso qua secondo me ce n'è. Merda, non vedo più il verso. Guarda chi c'è qua. Carino. Solo che alcune porte sono chiuse, quindi come cacchio faccio a passare? Poi da qui ci muoviamo. Andiamo qua. Oh. Cosa? La rosa. Cazzo, sono attivati di nuovo. Ok, prendo quello che mi serve. Indizi pieno di Walker, collezionabili che mi servono. Continuiamo. Calocca. Sono più silenzioso di loro. Sta roba? Il bersaglio non è morto, avanzare. C'è qualcuno in stanza? Il bersaglio può... Ok. Ok. Ci manca ancora qualcosina in realtà. Guarda, ho capito. Ma qua sembra una parete nascosta. Bersaglio identificato. Ciuccia. Ah. Qua sono le ultime informazioni che mi servono. Il bersaglio ha ricevuto un colpo. Dalla, l'arma è impazzita. Cioè, guarda, non riuscivo a mirare. Non ho parole, guarda le volte. Cazzo! Guarda, rimane raccogliendo le cose! Ma è imbecille! Ma c'è! Ma... Ok. Siamo tornati praticamente al punto dove sono morto. Prima ho dovuto rifare tutto da capo. Perché c'è stato il problema di quelle... Cazzo di animazione... Oh merda! No, non da capo, non da capo, non da capo, non da capo, eh. In picco come minimo. Quella merda di animazione non ha caricato e mi ha fottuto la grande. Perché si è incartato e non riuscivo a sparare il top. Ovviamente gli altri sono qua al piano di sotto. So di che dovrei bendarmi tecnicamente, ma... Gli scontri con i lupi preferisco non cazzeggiare, ecco.
Grazie, bello. Diamo le ultime informazioni. Ultimo indizio. Dio mio, le mani mi sudano. Voto rifarò un paio di volte dottore festa stronzata. Vediamo. Missile lanciadroni. Ah, ma che bel piano, signor Walkerino. Sabato. Lì, vedo il nemico. Quecchio. Beccato. Merda, granata, terra. Top per lanciare, capito, granate in mezzo a questi missili che dovrei sabotare. Cazzo. Ok. Uno è sabotato. Due. E tre. Oh mio Dio. Non devo fuggire, vero? Cioè, contro la rovescia, roba del genere, no? Obiettivo completato. Ispezione del sottomarino, ok. Ispezioniamo sto cazzo. Tutto il cazzo di pollaio. Oh merda. Troppo tardi nel sottomarino, non c'è più. E cazzo! Ma c'è ancora in realtà. Solo che al nuoto è un po' impossibile raggiungerlo. Peccato non si possa distruggere. Ok, tanto mo dobbiamo tornare alla base a parlare con Skull. Ecco, vai. Ehi, genio. Suppongo che non sapessi del sottomarino di Walker. Sottomarino? Oh, merda. Fox mi ha passato un file della sua fonte. Si chiama Lynchpin. Questo tizio che ci passa informazioni inizia a incuriosirmi. Nei file c'è un'analisi di quel che potrebbe accadere se alcuni politici chiave venissero uccisi o in caso di disastri in certe zone. Ah, ecco. Risolvi. Il piano di Walker inizia lanciando i tuoi droni dal sottomarino, dopodiché i droni letali si mettono all'opera. Questo è il suo obiettivo. Non avevo capito la sua assurda ambizione. Pensavo volesse usarli su scala nazionale, ma mondiale. Tutto reso possibile dal mio lavoro. Ehi, genio. Tu cercavi di aiutare. E con le buone intenzioni ho lastricato la strada per l'inferno. Abbiamo il programma, forse riusciremo a fermare il sottomarino prima che si allontani troppo. Ma se non carichiamo il virus, è inutile. E la fonte di Fox? Sappiamo che ha libero accesso. Fox deve presentarcela. Non so dove sia Fox, ma ho trovato quel video sul suo computer e credo di sapere chi l'ha mandato. Signorina Puri. Ha per caso qualche idea su dove sia andato il signor Skell in tutta fretta? Le assicuro, signor Stone, che non ne ho idea. L'arcipelago è grande. Ha molti amici qui. Potrebbe essere davvero ovunque. Sono i suoi amici o i vostri? Problemi, Stone? Ah. Salve, colonnello. Cola. La signorina Puri stava dicendo che per trovare Jace Skell dovremmo cominciare a irrompere nelle case e trascinare la gente in strada nel cuore della notte. Roba adatta a te. Tu hai un problema, Stone. Non hai stile. Allora perché non ci delizi un po' col tuo genio militare? Come catturiamo? Come catturiamo Jace Skell? Perché non usare un po' di psicologia? Forse la signorina Puri qui ti può aiutare. Aspettiamo di vedere chi tradirà Skell, così la tua piccola banda di sbirri a noleggio potrà andare a prenderlo. Oh.
Dimmi, pensi di essere in grado di farlo, Stone? La lotta per i cuori e le menti. Molto convincente. E poi dicono che è Jace Skell il genio. Va bene, colonnello. Ci penso io. Figlio di puttana. Beh, stai rischiando molto grosso, Ayana. Non credo di capire. No? Arriverà un momento in cui dovrai scegliere tra i tuoi amici e la vita. Ah, chissà. Non vedo l'ora di scoprire cosa sceglierai. A quanto pare ci sono problemi. Hai detto che sapevi chi l'ha mandato? Ma... Ayana Puri, naturalmente. Ha provato a essere discreta. Account email segreto, mittente criptato, cose simili. È tutto giusto, per carità, ma Ayana non è mai stata un genio della cifratura di sicurezza. Eccola, è lei la fonte. Ha inviato tutti i video fin dall'inizio. Sta cercando di aiutarci dall'altro lato. Avrei dovuto fidarmi di lei. Lei e Fox sono molto intimi. Lui stava proteggendo la sua identità. È nei guai e Fox vuole aiutarla. Sapeva che non ci saremmo fidati. Oh, Fox. Così si farà ammazzare. Fox sarà andato a cercare Ayana alla Skellinvest. Devo seguire Fox e salvare entrambi. Continua a lavorare a quel virus, genio. Il tempo non è dalla nostra parte. Gesù Maria. Ok ragazzi, io spezzo qui le play, spero vi sia piaciuta anche questa parte, noi ci vediamo con la prossima. Ciao a tutti!